Allora, buonasera a tutti. Come diceva anzi Paolo, la mia idea è stata quella di organizzare, cioè più che organizzare, di parlare in questo webinar facendo una disamina della situazione attuale dei mercati a 360 gradi, quindi mercati mondiali, Italia fondamentalmente, perché credo che in linea di massima tutti quanti noi operiamo sull'Italia. Per disgrazia o per fortuna, e poi lascerei dopo una mezz'oretta spazio alle eventuali vostre domande. Allora, iniziamo subito da quella che è la situazione internazionale. Come ho già avuto modo di scrivere recentemente, il mese di aprile rappresenta l'ultimo dei 6-7 mesi che statisticamente tendono ad essere profittevoli sui mercati. E per questo motivo credo che ci stiamo mano a mano avvicinando al famoso detto selling May. E quindi occorre, a mio avviso, estrema cautela in questo momento. Utilizzerei mese di aprile per come dire, portare a casa quelli che possono essere stati o possono ancora essere i profitti delle varie operazioni, e però non andrei a cercare grandi operazioni da fare nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, proprio perché mi aspetto che il mercato possa avere una fase di titubanza. Ricordiamoci che negli anni pre-elettorali, come è questo 2023, l'ultima leg che statisticamente tende ad essere favorevole per il rialzo è collocabile attorno al mese di novembre. Quindi prepariamoci all'upside o alla possibilità di un upside nel mese di novembre e nel mese di dicembre. Eviterei operazioni proprio nei mesi estivi. Poi sicuramente dovesse esserci qualcosa, come sempre fatto, a 360 gradi, dai bond alle azioni, magari qualche certificato, anche se c'è un illustre commentatore molto bravo, sottoscritto, estremamente esperto in ambito dei certificati, sicuramente sarà lui a fornirvi eventuali opportunità, ecco. Allora, detto questo, iniziamo subito dalla disamina di quella che è la situazione attuale. Andiamo a vedere lo Standard & Poor's, l'S&P 500. L'S&P 500 si sta trovando a ridosso di una resistenza molto importante che collocherei attorno ai 4.170-4.200. Attualmente siamo a 4.155. Vi ricordo che allora, i mercati americani in quest'ultimo periodo si stanno mostrando leggermente più deboli rispetto a quelli europei. Non a caso, se noi prendessimo banalmente ecco qui, dalla stessa piattaforma l'indice DAX su scala giornaliera o addirittura settimanale, notiamo che siamo praticamente quasi a ridosso dei massimi del 2021, massimi del 2021 che erano anche massimi storici. Quasi come se quello che è successo nel corso dell'ultimo anno, in seguito agli eventi bellici, non avesse dato grossi scossoni, se non inizialmente
l'anno scorso. Quindi abbiamo avuto una sorta di movimento a V, una discesa molto veloce nel 2022 e abbiamo colto, se ben ricordate, con un webinar disponibile su YouTube datato primi giorni di ottobre dell'anno scorso, esattamente questo minimo. E il movimento che c'è stato poi è stato un movimento che si può definire come un movimento a V, quindi una sdentata, come la chiamo io, ai ribassisti, all'interno della quale ci sono state delle prese di beneficio, delle prese di profitto che sono durate 3 settimane, indicativamente, quindi una, due, tre barre settimanali, una, due, tre barre settimanali. DAX, quindi siamo a ridosso dell'area dei 16.200 punti. Poi preferisco parlare di aree e non di punti precisi perché, come ho avuto modo di dire e di scrivere più volte, non siamo né architetti né ingegneri né geometri e quindi nelle operazioni, secondo me, è sempre importante cercare di cogliere quella che definisco la big picture, cioè non i massimi o i minimi, ma quello che è il trend di fondo, una parte del trend di fondo. Quindi questo è l'andamento dell'indice DAX. L'andamento dell'indice S&P 500, vediamo su scala settimanale che l'anno scorso c'è stato il ribasso. Altrettanto, francamente, ai primi mesi di ottobre c'è stata la ripresa, però una ripresa un po' monca, potremmo dire, perché siamo lontani anni luce da quello che era il massimo storico a 4.750-4.800 punti. E ci stiamo trovando su scala weekly appunto a ridosso dei 4.200 punti. Però ci stiamo trovando in quell'area alla fine di quello che è il ciclo statisticamente più favorevole all'upside, e questo mi accende un po' una lampadina. In uno degli ultimi articoli ho scritto, ecco, datato 5 di aprile, qualcosa non torna. Qualcosa non torna per me. Deriva dall'analisi, ad esempio, dell'andamento dei preziosi. Qui vediamo l'oro, adesso lo metto meglio su scala settimanale, anzi su scala mensile. Guardate, dal 1999 questo è stato l'andamento, anche se non si vede bene graficamente, non importa, però capite l'importanza di questo. Di quest'area qua, dei 2050-2080 punti, è un triplo massimo molto molto importante. E quindi io mi domando, ma come mai l'oro è salito e si trova a ridosso dei 2080 punti, andamento che sinceramente non ho colto. Stessa cosa si può dire, ad esempio, per quanto riguarda l'argento. L'argento è sì salito, però chiaramente se lo confrontassimo con i massimi del 2010-2011 ci troviamo lontani anni luce. Però l'area critica, ad esempio, del silver è attorno ai 30 dollari, 29, prima direi un 28,50, 28,60, vedere come ci arriverà. L'ideale sarebbe, ad esempio, avere. Faccio così che magari si vede meglio. Questi sono i 27, qua sopra i 30 dollari. Arrivare magari qua, congestionare e poi provare quantomeno un allungo. Certo è che se oro e argento salgono, questo mi accende un faro, mi fa accendere un faro sul fatto che ci possa essere una salita molto forte dei mercati azionari. Mercati azionari, adesso andiamo a vedere molto, molto velocemente quella che è la situazione sui mercati
italiani, sul mercato italiano, scusatemi. Allora, questo è un grafico giornaliero, scusate. Allora, ingrandisco. Allora, questo è il grafico giornaliero del nostro indice FTSE MIB. Il ribasso che c'è stato recentemente nella prima decade, nelle prime 2 settimane di marzo, molto spesso, tra le altre cose, i mercati tendono a formare dei minimi attorno alla metà di marzo. Questo ribasso è dovuto al calo che c'era stato sul titolo Deutsche Bank. Il titolo Deutsche Bank, che ho qui da qualche parte, eccolo qua. Guardate che cosa ha combinato. Allora, tutti noi sappiamo le problematiche sulle banche regionali che ci sono state negli Stati Uniti. Subito dopo si è andati alla ricerca di un altro potenziale driver per il ribasso, lo si è trovato in Credit Suisse. Deutsche Bank in realtà allora non è messa malissimo, però non è nemmeno messa particolarmente bene. E questo lo notiamo graficamente perché se andiamo a ritroso nel tempo, guardate basso che c'è stato e il fatto che il titolo, l'azione, continua a congestionare grosso modo in area minimi. I minimi possono essere collocati attorno tra l'area 6 e i massimi del rettangolo, l'area 12 e 50, grosso modo. Però non c'è mai stato un vero e proprio rimbalzo del titolo. Sicuramente le banche europee, comunque, sono soggette, come già modo di scrivere più volte, a requisiti patrimoniali e di vigilanza che si sono fatti sempre più stringenti a partire dalla crisi del 2008. Quindi, sinceramente, non credo che ci siano grossi particolari rischi per il settore bancario europeo. Ricordo che Credit Suisse e UBS sono istituti che è sotto l'egida della Banca Centrale Svizzera, quindi i requisiti patrimoniali sono evidentemente differenti da quelli dell'Europa. Per la prima volta però si è visto l'azzeramento degli AT1, che sono, diciamo, obbligazioni sostanzialmente perpetue, e la normativa bancaria europea prevede, ad esempio, che in caso di problematiche sul settore bancario, prima vengono azzerate le azioni, poi i bond subordinati a seconda dei vari livelli di rischio, poi le obbligazioni e infine i correntisti. Ripeto, dal mio punto di vista, la situazione in Europa attualmente mi sembra così catastrofica, proprio perché i requisiti patrimoniali sono sempre stati decisamente più stringenti. Tornando al discorso del nostro FTSE MIB, perché ho fatto questa sono un po' prolisso parlando delle banche, perché il nostro indice, come ben sapete, è formato prevalentemente da istituti bancari, quindi il peso dei finanziari è molto, molto forte. E ci troviamo, diciamo, vicini all'area dei 28.000, quindi sostanzialmente circa 1.000 punti sotto dalla chiusura di oggi, che è stata 27.135 di future, e siamo un po' in una zona un po' problematica anche in questo caso. Cioè, vedete che in passato quest'area è stata masticata, perdonatemi il termine, più volte, e quindi noi adesso ci stiamo ritornando dentro. È fondamentale, a mio avviso, che l'indice riesca a stare al di sopra, svariate chiusure, al di sopra dei 26.900 punti, quindi
grosso modo quest'area qua, ok? Perché questa è stata l'area da cui era partito il ribasso, c'è stato un movimento a V che un paio di settimane fa forse la settimana scorsa, attestato dal basso verso l'alto, quindi quello che era un supporto 1, 2, 3 rotto è diventato resistenza per un paio di sedute, poi è stata bucata, adesso ci troviamo sopra, quindi finché il nostro indice rimarrà al di sopra dei 26.900, tutto sommato credo si possa stare relativamente tranquilli, ma non mi aspetto grossi exploit rialzisti. Sicuramente parte della forza è dovuta alla ripresa di alcuni titoli del comparto bancario. Penso ad esempio ad UniCredit e al corposo piano di buyback, che ha permesso al titolo sostanzialmente di riportarsi a ridosso oggi è chiuso a 18,85, sperando che i prezzi siano corretti, perché ultimamente c'è da stare molto attenti a quello che si vede, perché spesso e volentieri purtroppo non corrisponde alla realtà. Chiuso a 18,85, abbiamo massimi molto importanti in area 19,50, 19,60. 19,80, comunque siamo lì, però stiamo all'occhio, ecco. Opportunità. Allora, le cose che ho scritto recentemente nei miei articoli, non ultimo, quello di ieri, allora, il problema grosso che vedo è che i volumi sul mercato italiano sono estremamente latitanti. Qui vedete magari 2 miliardi e 2, 2 miliardi e 2 ieri, 2 miliardi e 2 oggi, però attenzione al fatto che gran parte vengono fatti in asta di chiusura e una buona parte, magari anche un'altra discreta parte, in asta di apertura. Quindi alla fine vi consiglio di andare a vedere questo dato non alle 17:39, ma ad esempio alle 17, quando la seduta sostanzialmente è finita, e vedrete che si assesta attorno a 1 miliardo e 5, 1 miliardo e 6. Se noi andassimo sul sito, che ne so, di soldi online, a vedere i volumi borsa italiana agosto 2022, e diamo un giorno a caso 20, ad esempio 20 agosto, sperando che non. Ecco, 22 agosto, va benissimo, dell'anno scorso, e vedrete adesso, ecco, 1,45 miliardi di euro. 1,54 miliardi di euro il 22 agosto, la seduta precedente che era un venerdì, 1,45 miliardi di euro. Quindi queste sono sedute ferragostane che si protraggono da un sacco di tempo. Questo fa sì, come scrivevo ieri, che ci sia ampio spazio a quello che chiamo aggiotaggio algoritmico, ovvero alla turbativa dei software di negoziazione, che spesso e volentieri fanno una sorta di pump and dump, cioè o buttano giù i titoli e poi magari li fanno recuperare, oppure li sparano all'insù all'impazzata, come è stato ieri sul titolo Iveco. Ovviamente queste sono operazioni che, come dire, non richiedono sicuramente esperienze, richiedono sensibilità, polso e anche fermezza nel caso in cui l'operazione sia sbagliata. Ieri, ad esempio, il titolo Iveco, di cui vi ho fatto vedere l'operazione, postandone gli eseguiti proprio nel mio report di ieri. Guardate cosa hanno fatto. Questo è un grafico banalissimo a 5 minuti,
Mettiamo magari quello un minuto sperando che me lo dia e che i dati non siano stranamente, cioè. Ok, senza senso hanno preso in mano il titolo. Fortunatamente avevo il book davanti, 8,15 prezzo di apertura, sparata senza senso fino a 8,322. Ok. Io l'avevo shortata in asta di apertura, chiusa allo stesso prezzo 8,15, ridata a 8,32, quindi esattamente un tick sotto l'algoritmo. Questa è turbativa di mercato che non dovrebbe essere permesso ai software di. Capite bene che i software sono delle banali formule matematiche, non pensano, agiscono all'unisono, in concerto, e quindi. Dovrebbero essere regolamentati ad hoc. E poi, infatti, non a caso il titolo ha preso e mano a mano è sceso. Questo è un grafico a un minuto. Adesso ve lo compatto. Ve lo compatto, o anzi, vi metto 5 minuti giusto per capite bene che quell'8,32 non è mai stato più toccato. Quindi, tornando al discorso dei volumi. Non ci sono mani sul mercato se non quelle di operatori malandrini di software, se preferite, okay, che vengono utilizzati, e questo è quello che comporta. Ed è un grosso rischio sistemico, a mio avviso, nel momento in cui non c'è liquidità, perché sia al rialzo che al ribasso non c'è un fattore che è in grado di bilanciare il tutto. E poi ricordiamoci che l'illiquidità dei mercati diventa un'illiquidità, a mio avviso, all'ennesima potenza, tanto più che sui mercati sono stati creati una mole di strumenti derivati, certificati, che si basano su quello che è un sottostante che però tendenzialmente è liquido. Ok? Quindi purtroppo questa è la situazione attuale. Un caso analogo, se volete, c'è stato nella seduta odierna Brunello Cucinelli. Ok? Guardate, guardate, grafico a un minuto vi metto così. Non... Allora, titolo, vabbè, sapete bene che è a ridosso dei massimi storici. Di strada ne ha fatta tanta, mi ricordo che ne avevo scritto, se non ricordo male, in quest'area qua quando stava a 61, arrivato qui a purtroppo lo titolo qualche mese dopo sta a 90. Ad ogni modo, guardate quello che è successo oggi, sono stati buoni dati di Louis Vuitton. Però il titolo non è stato comprato, a differenza, ad esempio, di Moncler. Quindi, apertura del titolo che è stata in area 90 e 0,5, mi dà questa piattaforma. Ripeto, c'è sempre da verificare, perché purtroppo spesso e volentieri quello che si vede nei grafici, come ho avuto modo di scrivere per la settimana scorsa, alle volte non corrisponde. Poi a quello che si vede sul book, perché come avevo mostrato e dimostrato, i software alzano il denaro, revocano, tolgono la lettera e poi si ribaltano. Quindi magari l'operatore vede il titolo che sta a 90-50. E dice, beh, magari ha fatto un piccolo ritracciamento, lo compro e in realtà la prima lettera è già 90. Quindi, cioè, ripeto, da stare molto, molto all'occhio. Purtroppo le piattaforme non sono riuscite a stare al passo, specialmente in seguito all'aggiornamento della settimana scorsa, di 2 settimane fa, che oggettivamente il passaggio alla piattaforma Euronext è stato un mezzo disastro. E ci sono anche dei bachi tra le altre cose. Comunque. Su cui non entro nel merito. Nel caso di Brunello Cucinelli, ad esempio, guardate, c'è stato un pump fino all'area di 90 e 80, che è stato il massimo odierno. Io avevo impostato un long
a 89-80, 89-90. Una volta filato, cioè eseguito, intendo, ho sfruttato questi algoritmi che pompano i titoli fino ad un certo punto, nel momento in cui si sono reversati, out subito. E questa cosa qua bisogna farla comunque sempre a gambe elevate. E questo è stato l'eseguito. Proprio per evitare magari il rischio di rimanere incastrati. Poi, allora, opportunità. A mio modo di vedere, in questa fase, ripeto, ce ne sono ben poche, proprio perché ci avviciniamo alla fine del periodo buono e favorevole ai rialzi. Nelle ultime sedute, ho parlato di alcune azioni sulle quali vorrei ritornare. Sono state, ad esempio, Amplifon. Adesso vado Amplifon, ne ho scritto ancora ieri. Il titolo si trova a ridosso di una resistenza statica, che è questa qua. Anzi, leggermente sotto, ne avevo parlato in quest'area qua, attorno a 29,50 come eventuale anticipo. Di strada ne ha fatta, il target è stato centrato. Mano a mano, o si esce del tutto, proprio perché il target è stato centrato, sono questi massimi qua. Altrimenti, quello che mi sentirei preferisco non suggerire mai nulla, però di alzare mano a mano lo stop. E lo stop può essere alzato mano a mano che si formano delle congestioni. Quindi qui c'è stato il breakout effettivo, ok? Abbiamo avuto ad esempio una congestione qua, quindi stop uno lo alza qua. Oggi c'è stato un ulteriore breakout e quindi se la congestione precedente possiamo graficarla qui, stop lo si alza in corrispondenza di questi minimi. Ovviamente sperare che sono attorno a 32, 30, 32 € market on close. MOC vuol dire market on close quando scrivo. Provando eventualmente a lasciar correre una parte della posizione, perché come ho già avuto modo di scrivere, vedi Mondo TV, che può essere stata un'azione indigesta a molti, però aveva portato ad un upside del 30-40% nell'arco di neanche una settimana. Quindi, cioè, a fronte di questi rialzi, ragazzi, signore e signori, non lasciamoci mai prendere dall'avidità e cerchiamo di portare un po' di fieno in cascina. Perché? Perché ci possono sempre essere dei gap down, ok? E i gap down purtroppo non sono prevedibili. Mi scoppia qualche problema tra Cina e Taiwan, magari la borsa quel giorno lì mi apre a meno 5 e da meno 5 mi va a meno 8 e io che faccio? Ho portato un po' di fieno in cascina, anche se domani l'Amplifon di turno mi aprisse da 33 a 30, ok, mi perde il 10%, chi se ne frega, un po' di fieno in cascina l'ho portato a casa, chiudo in pari o magari in leggero utile e sono a posto. Altra azione, proprio perché non vedo altre pepite questa fase. Sono comunque titoli abbastanza freschi di cui ho scritto recentemente. Anche Inuit, abbiamo giocato magari un po' d'anticipo, 11,25, stop a 11. Qui ci sono voci di interesse di eventuale OPA, chi lo sa. Il primo target era dato dal 19,50,
dall'altezza, questo qui è un rettangolo barra triangolo, questa cosa qua, io la vedo più come un triangolo inizialmente, proiettando l'altezza del triangolo al punto di rottura, che è stato questo, punto di rottura centrato in un paio di sedute, però cosa capita? Che andiamo sul settimanale. Comprimo il settimanale, questo è il settimanale storico di Inuit. Se preferite, vi metto il mensile che magari si vede un filo meglio. Mensile su Inuit, guardate, rottura dei mastimi storici. Abbiamo, come dico in America, the sky is the limit. Ci muoviamo in territori inesplorati e quindi ogni tick aggiuntivo pieno potenziale in fascina, diventa difficile dare però poi dei target. Certamente uno potrebbe dire, ma su scala mensile vedo che c'è questa formazione triangolare, il triangolo è stato rotto, questa era l'altezza, proiettiamola dal punto di rottura. Ecco, punto di rottura sinceramente non so neanche dove andiamo perché la piattaforma non mi fa andare in alto. Sì, tutto può essere valido. Io ripeto, di questi mercati qua, per come sono manovrati in generale a 360 gradi, anche le azioni grandi a larga capitalizzazione, non mi fido, quindi meglio portare un po' di fieno in cascina, si lascia correre e si spera che il tutto possa proseguire. La speranza. Secondo me è una cosa che va bene in chiesa e non sui mercati, quindi darsi comunque sempre degli stop che nel caso specifico potrebbero essere l'area 12, ok? Al momento, mentre sto parlando ora, perché se ad esempio Inuit, su scala end of day, facesse una congestione di questo genere qua, ok, lo stop lo si potrebbe alzare magari a 12, adesso vado ad occhio grossolanamente, credo sia un 12 e 20. Ok, quest'area qua è così, infatti, attorno a 12 e 20. Se però la congestione che andrà a formare nelle ultime sedute, adesso ve la metto colore bianco, così diamo, fosse di questo tipo, occhio a come lo fa. Perché se lo fa con una barrona all'ingiù, questo potrebbe essere un incremento di volatilità e non mi piacerebbe. Se però lo facesse con barrette piccole, magari utilizzando sempre l'area 12-20 come stop market on close, può pensare anche di continuare a stare dentro, ripeto, con una parte di posizione. Poi ieri, ad esempio, ho parlato della Sondrio. Ecco, Sondrio è stato un caso particolare, perché aveva. Allora, quando c'è stata la debacle sui mercati azionari europei, io mi aspettavo una ripresa a V. Allora, la ripresa a V in realtà c'è stata, se andiamo a vedere il nostro future FTSE MIB. Okay, l'ho commentato prima, market down, market up, movimento a V. Banca Popolare di Sondrio, ad esempio, a differenza di altri titoli bancari, ho citato prima UniCredit, è scesa, però ci picchia, mamma mia che fatica. Allora, lo stop inizialmente, l'ho scritto la prima volta qua su questa candela verde, ok? Il titolo aveva chiuso a 4,15 e avevo indicato come stop market on close l'area dei 3,70 che è stata sfiorata 3,70 3,80. Adesso vado a memoria, mi pare 3,80 3,80, è stato rotto, ma di pochi tick il titolo è sempre chiuso al di sopra. E poi ne ho riparlato volutamente la settimana scorsa,
Ok, proprio perché vedevo che i bancari sostanzialmente stavano riprendendo, questa era rimasta un pochettino al palo, quindi ho parlato in area 3,88-3,90, oggi siamo a 4,09. Stiamo ritornando attorno a questi massimi qua e dovremo valutare se ci arriverà, come ci arriverà il titolo. Ok? Personalmente ritengo che magari si possa già tracciare un piccolo canale, lo stop da mantenere sempre qua a 3,80 in assenza di notizie. Poi magari vedremo sul fine settimana, dopo la seduta di domani, si alzarono magari a 3,90. Ho parlato del Sondrio e parlo anche di Credem che invece continua a lateralizzare qua sui minimi. La figura non è il massimo della vita, sinceramente. Però credo che mantenendo uno stop anche in questo caso sempre a 3,60, ecco, Credem aveva mandato in stop perché qui la chiusura era stata 3,55, quindi il drawdown da 7,09 a 6,55. Però ripinzata qua in area 3,70. Stop lo manterrei sempre in area 6,60 e credo che qualora il titolo trovasse la forza di rompere finalmente l'area 6,90 si potrebbe riportare abbastanza facilmente secondo me sopra i 7 euro. Anche qui potremmo dire vediamo dove andrà a rompere. Se dovesse rompere al ribasso, si ristoppa, dovesse rompere al rialzo senza puntare ai 7,55, magari un po' di upside lo può fare fino a 7,10 e poi si vedrà se come si svilupperà il movimento. Poi altri titoli di cui ho parlato sabato scorso, allora sono Mediaset. Ok, Mediaset è un caso un po' particolare perché allora il titolo è stato veramente martoriato l'ultimo anno, cioè solo sceso. Da quando sono state scorporate MFA e MFB, l'azione è appunto solo scesa, la capitalizzazione di borsa sommando MFA e MFB è diventata qualcosa di ridicolo. Se non ricordo male, siamo attorno ai 100 milioni di euro, una cosa veramente bassa. E nonostante questo, nell'ultimo periodo, cioè, non mi strappo i capelli, ecco, non è un'azione su cui mi aspetto un movimento assolutamente esplosivo, però quello che mi sembra è che il titolo abbia fatto o stia cercando di fare un po' di base, quindi giù a uovo, qui abbiamo una serie di minimi crescenti, 1, 2 e 3, e anche di massimi crescenti. Nelle ultime sedute il titolo questo è il grafico su scala weekly, postandovelo su scala daily, c'entra niente, perdonatemi. Allora, su scala daily ha avuto un upside e ha cercato di rompere più o meno quest'area qua, l'area posta 0,40. 4,5 0,45. Ora si è spinto fino a queste resistenze 0,47. Questo rialzo giovedì e venerdì della settimana scorsa è stato caratterizzato. No, scusatemi, mercoledì e giovedì della settimana scorsa e parzialmente anche lunedì di questa settimana, quindi queste tre barre 1, 2, 3,
è dovuto alle notizie provenienti da San Raffaele, relative, come ben sapete, purtroppo alle problematiche del presidente Berlusconi, che hanno acceso un po' di fari sul titolo di attenzione da parte degli operatori. Però anche in questo caso qua, non vi nascondo, c'è sempre un algoritmo, una macchinetta che si muove, quindi spazzola la lettera, ad esempio faccio l'esempio, 35.000 pezzi e ne vende 11.000, 12.000, cercando di dare l'impressione su grafici a time frame ridotto di vendite, e questa impressione la si cercava di dare proprio nelle sedute con forte rialzo del titolo, quando la relazione magari ha guadagnato in seduta al 6-7%. Quindi sono movimenti un po' truffaldini, ecco, non mi vengono in mente altri termini. C'è addirittura qualcuno che la vende, ha programmato l'algoritmo vendendola con 196 pezzi, alle volte cambia leggermente la quantità, ma potrei mostrarvi, insomma, ecco, magari mettendo dei volumi. Eh sì, 202 pezzi o poca roba. Però, e questo è solo per dire che anche sui titoli in cui ci può essere un po' di attenzione, ovviamente io mi auguro che Mediaset non salga perché ci sono problemi di salute da parte del suo fondatore. Però attenzione che qualora ci fosse un aggravamento del quadro clinico, della situazione generale, speriamo mai e più in là possibile, chi ha programmato gli algoritmi li ha programmati sul lato degli acquisti e non su quello delle vendite. Detto questo, ti potrei parlare anche di altri titoli, ad esempio GVS. Anche GVS, tutto sommato, ha regalato dei begli utili da 5,20-5,25 quando hanno parlato, okay, stava congestionando in area di resistenza, breccata la resistenza, l'azione ha continuato a salire, siamo in area 6,30. Dove metto lo stop? Allora, lo stop, visto che ha formato una congestione su una parte restante della posizione, quindi parto dal presupposto che almeno metà sia stata liquidata, okay, per evitare il gap down del 30%, area 5,90, 5,95, e vediamo se continuerà a salire. Attenzione, però, i volumi un po' si sono ridotti. Okay, oggi ha scambiato 120.000 pezzi, che però non sono i 320.000 di 2 o 3 settimane fa. Detto questo, lascerei, sono andato molto over, lascerei spazio alle domande e spero di non avervi tediati troppo. Allora, ci chiedono già una tua opinione sul titolo azionario Tesmec. Intanto che magari recuperi il grafico, ti rubo nuovamente per un secondo il controllo e per farvi vedere che, oltre appunto aver postato nella chat, che potete vedere il link per l'iscrizione al Trading Tour, c'è una novità. Siccome arriva la primavera, anche noi ci rinnoviamo un po', e c'è questa novità che ha presentato anche, come avrete visto, molti di voi, Emilio Tommasini ieri, ovvero una novità che riguarda il nostro settimanale di borsa. Abbiamo una nuova veste grafica, potete trovare sul Lombard Report un articolo free, anzi in realtà è un video in cui Emilio Tommasini, il nostro fondatore, spiega in maniera completa quello che è, insomma, questa novità. Oltre a questo, voglio ricordare che è anche ancora attiva questa nostra offerta, che prevede un abbonamento storico con anche un welcome kit a 137 euro. Un abbonamento che in realtà ha un valore, un pacchetto che avrebbe il valore di 251 euro. Noi
ve lo vendiamo a 137 euro, un'offerta che è composta, il welcome kit è composto appunto dall'abbonamento mensile al nostro sito, al Lombard Report, dove potete leggere Pier Nicola Siso e tanti altri nostri autori, il libro I Cavalieri della Tavola Rotonda di lombardreport.com, uno dei nostri bestseller, ovvero La nascita di uno speculatore di borsa di Remo Mariani, un DVD dal titolo Analisi tecnica e Trading Systems e soprattutto il nuovo manuale di finanza aziendale di Emilio Tomasini, che è un po' la novità assoluta. Anche di questa proposta vi lascio il link nella chat e detto questo, torno a dare il controllo a Pierre, così possiamo anche rispondere alle vostre domande. Allora, mi chiedete dell'azione Tecmec. Allora, parto dall'analisi dei volumi, 1 milione di pezzi di una cosa che mi vale Bene. 0,05. Stai condividendo però lo schermo, in questo momento non lo vedo ancora. Ok, Cosa vedi adesso? perfetto. Adesso vedo la calcolatrice con sotto il grafico. Ok, 0,75 per 1 milione 175 mila euro. È vero che alle volte ci sono dei titoli interessanti che hanno un flottante basso. Sinceramente, l'analisi dei volumi non mi dice niente. L'analisi del grafico mi dice che c'è una sorta di triplo massimo qua, però secondo me, ora come ora, siamo nella terra di nessuno. E quindi, a costo di sbagliare, a costo di vederla schizzare del 100%, momentaneamente non mi dice niente. Quello che mi sentirei di dire, occhio qualora dovesse scendere al di sotto sia della trend line obliqua, e soprattutto di quest'area di supporto, perché l'ultimo swing rialzista è avvenuto sul breakout di 0,1559, 0,16, 156 fate. Quindi se dovesse tornare in chiusura di seduta al di sotto, stare un po' all'occhio. Altre domande? Allora, ci chiedono un secondo. Allora, Pier, hai fatto notare che da diversi mesi c'è un basso volume di scambi, ma secondo te quale potrebbe essere il motivo per cui i grossi operatori non investono? Il rialzo in atto da ottobre 2022 potrebbe essere solo un rimbalzo per poi cominciare a scendere nuovamente? Potrebbe essere un rimbalzo per poi scendere. Ripeto, gli anni pre-elettorali, come il 2022, io ho fatto una previsione che è visibile, che non ho mai ritoccato, cosa che non ho mai fatto sugli articoli del Lombard, se non alle volte per sistemare magari una parola. Scritta male piuttosto che una virgola e finisce lì. I grafici, quelli sono e quelli rimangono. Nella mia previsione, io ho messo in evidenza come cioè, la parte favorevole all'upside per questo 2023 è gennaio, febbraio, marzo, aprile, movimento laterale con swing. Quindi può essere un movimento laterale, vabbè, adesso un grafico di Tecmec, può essere una cosa del genere. Ok, poi tutto il contrario di tutto, contano le notizie, il news flow, sicuramente sì. Ci sono dei fattori da non sottovalutare, come sempre, purtroppo, dalle tensioni, nuove tensioni geopolitiche, nuove anche, quindi Taiwan. E compagnia Brisco e Taiwan e Cina. Attenzione al fatto che l'oro e l'argento sono su livelli chiari, sono partiti su a razzo. Quindi io mi domando se i grossi operatori sono tornati a canna, perdonatemi
la parola a comprare tutto indistintamente, oppure se questa non è una fase un po' tricky, con qualche trucco sotto, perché comunque nei mesi estivi è vero che il mercato sarà ancora meno liquido, ahimè, sarà più facile da manovrare, però sarà anche più suscettibile di eventuali vuoti d'aria. Quindi per tornare alla domanda del lettore, secondo me molti operatori, molti istituzionali sono anche rimasti un po' spaesati. Io ho sempre dichiarato che questo 2023 per me è l'anno dell'obbligazionario, quindi iniziare a mettere in cascina un bel po' di rendimento quando i tassi erano al 4,5%, insomma, secondo me era stata una cosa, una scelta azzeccata. Problema grosso che spesso e volentieri come dire, l'ammontare di denaro che si mette in queste obbligazioni è fuori dalla portata di molti piccoli trader, perché sono obbligazioni che hanno taglio 100.000. E quindi mi rendo conto che sono alla portata di tutti. Ci sono stati collocamenti obbligazionari come il bond deni, che secondo me sono stati a rigore a porta vuota, cos'era, fine ottobre, novembre dell'anno scorso, un altro su cui sono rimasto dentro, sinceramente, senza neanche guardarlo, il bond della Goldman Sachs, purtroppo ha una call. Goldman Sachs taglio 1000, quindi abbordabile a tutti, taglio 1000, scadenza 2032, cedo al 5%, però il problema è che ha la call già a partire da settembre 2023, quindi un rimborso al capitale più la cedola, e si spera che non venga collato almeno per un anno, altrimenti si andrò alla ricerca di altre cose alternative. Ecco. Altre Abbiamo ancora domande? qualche domanda. I No, bond. ascolta, scusami Paolo, perché mi sono perso, sono stato un po' prolisso. Il lettore cosa mi chiedeva esattamente? Hai fatto notare che da diversi mesi c'è un basso volume di scambi, ma quale potrebbe Ah, ecco, essere cosa è dovuto al l'indicazione? basso volume di scambi? Allora, il basso volume di scambi, secondo me, è dovuto alla presenza massiccia di software di negoziazione che hanno fatto man bassa dei trader, ok? Fondamentalmente. Poi, altrettanto onestamente, ritengo che ci sia moltissima indecisione da parte degli operatori istituzionali sul da farsi, perché secondo me molti non si aspettavano il rialzo che c'è stato e che direi che abbiamo colto sul nascere, con tutte le cautele del caso, perché poi il futuro io non lo conosco assolutamente, però in quel famoso webinar che trovate su YouTube di ottobre 2022, prima settimana, prima decade, mettevo in evidenza come paradossalmente dopo un anno bisesto come 2022, in quel momento, right there, right now, ci poteva essere una fase di recupero. La fase di recupero si è concretizzata, molti sono stati spiazzati, e quindi quando ti trovi poi dei recuperi così veloci che non ti danno il tempo di entrare, il gestore si trova spiazzato, secondo me. E chi dà i soldi al gestore, ancora di più, perché si vede con le perdite pregresse, gli dice: ma chi me lo fa fare di buttare altri denari nel videogame? Dopo tanti sono rimasti spaesati, spiazzati. Dicevo dei software, questo è una fotografia che io ho fatto su come veniva manovrato a Mediaset, e
Allora, è datata, se non ricordo male, giovedì o mercoledì della settimana scorsa, giusto per ritornare sull'argomento, ok? Allora, qui mettiamolo grafico a 5 minuti, placchete. Allora, grafico a 5 minuti di Mediaset. Allora. Quarantaquattro e 84, eccola qua. Sì, questo era il grafico del 5 di aprile. Mi vado a memoria: il 5 di aprile era del mercoledì della settimana scorsa, esattamente 14 e 49. Ok, qui ci sono gli ore 14 e 48, 14 e 49. Veniva spazzolata la lettera, poi si metteva la macchinetta che vendeva 1400 a multipli di 1400, tun, 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 tun. 1400, 1416, perché ogni tanto cambia leggermente, no? Giusto per non dare nell'occhio, le cifre tonde non le utilizza, non le utilizzava se non proprio per spazzolare. E quindi, ripeto, purtroppo siamo in balia di chi ha progettato queste cose qua e degli enti regolatori che secondo me dovrebbero regolamentare il fenomeno. Altre domande? Bond Austria 2117, ha senso accumulare? Allora, Bond Austria 2117, Sì. che se non ricordo male, quello che quota 42, mi pare 42. Aspetta, allora, Bond Austria 2016. Allora, dovrebbe essere a 2117. Ok, allora ne guardavo un altro stamattina. Allora, dammi un secondo. Allora, io ho questa domanda, sicuramente il dottor Raffo è l'esperto al quale chiedere. Allora, il taglio minimo di questo bond è 1000, ok? Quindi tutto sommato, beh, è un bond da trading, chiaramente un bond da trading. Accumularlo, sì, allora, considerate che quota 72 da un tasso fisso del 2,10% e ha un rendimento effettivo a scadenza netto, quindi 2117, per chi ci sarà, e ve lo auguro a tutti, del 2,60. Allora, secondo me tutto ha senso nel trading, nella misura in cui si ha un piano di azione proprio e si rispettano, degli stop. Accumularlo significa, secondo me, entrare almeno con tre lotti, quattro lotti, cinque lotti, qualora si facesse size sempre, cioè non il 100% del capitale, chiaramente la parte che io voglio destinare a un qualcosa che è iper speculativo, e secondo me questo bond lo è, okay, perché passa da 68 è passato a 78, quindi sono 10 figure. E di Austria ce n'era un altro, Bond Austria 45%, mi pare. Adesso vabbè, provo a cercarlo. Comunque dicevo, questo è un bond iper speculativo. Considerate di dividere la quantità almeno in 3-4 lotti,
avendo ben presente che sia come funziona l'azione sostanzialmente, questa cosa qua. Quindi non mi sentirei di dare un mio giudizio specifico, anche perché ora come ora non mi dice assolutamente nulla. Io sono più per le cose un po' più credito, più sicure, ecco. Cioè, paradossalmente a me piace, lo dico pubblicamente, un bond Montepaschi che scade il prossimo anno a settembre 2024, cedolo al 3,625 e che mi quota attorno al 96, 96 e mezzo, 2 settimane fa, 3 settimane fa era sceso a 95. Però l'ho detto più, cioè mi fa dormire molto più sereno la notte che non magari avere. Poi chiaramente se uno mette 1.000 euro di questa cosa qua, 2.000 euro, 5.000 euro, deve essere conscio del fatto che il tutto gli può andare magari a 72, perché poi gli swing sono stati da 85 a 68 e sono 17 figure. Quindi, insomma, se ci si aspetta un drastico. Allora, io queste cose qua le prenderei magari in considerazione qualora ci fosse un patatrack di qualche genere sui mercati azionari, come c'è stato ad esempio nel 2020 per il Covid, come c'è stato l'anno scorso. L'anno scorso sì c'è stato il patatrac, però attenzione che bisognava alzare i tassi di interesse. Ora si pensa che il plateau e la linea del piano siano stati toccati. Quando, se, quando, come ci sarà la recessione e i pompieri dovranno correre ai ripari, i pompieri ovviamente le banche centrali, e ci potranno essere aspettative sul ribasso di tassi, queste cose qua possono essere diventare interessanti, fermo restando che i tassi sono molto alti negli Stati Uniti e molto bassi in Europa. C'è uno spread storicamente, vado a memoria, c'è attorno all'1, all'1,5% di spread tra tassi americani, tassi europei. Qui siamo più dell'1%, 1,5%. Quindi in Europa, e l'Austria fa parte dell'Europa. E qui si devono assestare ancora un po', credo. Anche se la BCE, ovviamente, avendo tergiversato all'inizio, si ritrova con le spalle al muro. Altre domande? Facciamo ancora un paio di domande. Sì, Ti prego. chiedo un'opinione sul titolo BB Biotech. Ah, ok, allora aspetta. È quotato su Milano, immagino, vero? Sì. Allora, un secondo. Allora, non è uno dei titoli che seguo, sinceramente, quindi devo cercare l'ISIN. Eccolo qua. Allora, tata, copia. Applica. Ok. Allora, azione BB Biotech. Allora, la vedo qua sul triplo minimo, sentite, la metto su scala settimanale, tanto domani e venerdì non credo che le cose cambiano più di tanto. Allora, dice qualcosa Pierre l'azione BB Biotech? No.
Cosa vedi, Pier, sull'azione BB Biotech? Che siamo a ridosso di un supporto importante, che è quest'area 50, che se vogliamo anche un'area psicologica, 49,50, 50 euro, perché è in euro. Eviterei di considerare tanto questa coda qua, anche se non escludo che possa essere raggiunta, per il semplice fatto che c'era stato il problema del Covid, gap down molto forte, tentativo rialzista che una prima volta è stato abortito in area 50, seconda volta resistenza 50, terza volta open a esattamente a 50. Quindi, secondo me questa è un'area di supporto che però non deve essere violata. Se fosse violata, non mi stupirebbe che il titolo finisse ancora più giù. Quindi magari alla ricerca dell'area 43-44. Starei un attimo all'occhio. Nulla vieta per gli amanti del rischio, perché lo considero comunque un rischio, provare un long con stop tassativo addirittura sul minimo di questa settimana, attorno a 49,40. Quindi oggi ho chiuso 50,20, mi gioco tra virgolette un euro, non mi pesa, lo faccio con poco. Sperando che ci sia un rimbalzo. E ove ci fosse un rimbalzo, andrei alla ricerca, scusatemi, no, metto il grafico end of day. Questo qui è un grafico. Ah no, scusate, ho visto male io. Ok, questo è il grafico end of day. Quindi vedete che ha fatto una congestione, ha cercato di bucarla, ci è rientrato sopra. Potrebbe magari far sperare in una salita. Ripeto, stop tassativo a 49, 49, 40. E da marcare a vista, e qualora l'azione riuscisse a rompere l'area 50 e 80, 51, magari si potrebbe anche spingere verso l'area 53, che sono questi minimi qua. Però ripeto, non è un titolo che mi fa strappare assolutamente i capelli. Lo vedo comunque abbastanza rischioso. Ricordiamoci che titoli analoghi, adesso mi viene in mente Di Assorin, ad esempio, ecco, veramente su scala settimanale, secondo me, ha un grafico un po' simile. O perlomeno, se preferite, ha avuto un grafico abbastanza simile. Su scala settimanale, vedete, 1, 2, 3, poi ha rotto gli ormeggi da 110 e è andata giù fino a 94, 95, 96, adesso è 99, 20. Però il problema di questi software è che sono autoalimentanti. Quando dico che creano aggiotaggio e turbativa di mercato, ripeto, autoalimentano i fenomeni, quindi iniziano a vendere, vendono sui volumi e continuano a vendere sempre di più, ok? E non fanno respirare i titoli, quindi anche i tripli minimi, i quadrupli minimi, cioè più minimi ci sono e secondo me peggio è, perché prima o poi li vanno a far ribaltare tutti quelli che sono entrati long. Quindi starei all'occhio, sinceramente. Altre cose, altre E domande? prendiamo due titoli che ci hanno chiesto per chiudere, Piaggio e Tamburi. Allora, tip.
Allora, end of day, giornaliero. Allora, su Tamburi abbiamo avuto un forte gap up, ok? Qui siamo su un'area di resistenza, io l'avrei collocata magari leggermente sotto, quindi a 8,50, però più o meno quelli sono i valori, anche se l'azione si è spinta poi fino a 8,60. Per questo che secondo me è sempre importante molto parlare non tanto di livelli e fare i pistini su quei livelli, ma parlare di aree. Allora, io credo che quello che non mi entusiasma è che i volumi sono un po' calati, quindi è vero che congestiona sui massimi, però guardate i volumi come si sono abbassati. Se l'azione riuscisse a riportarsi sopra in pianta stabile, l'area 8,60, in pianta stabile significa con molteplici chiusure sopra. Okay, o comunque con un breakout che da 8,50 mi chiude 8,70-8,80, qua accompagnato da volume, potrebbe anche ambire ad una salita fino all'area 9, 9, 9,10, 9,20. Ora come ora, ripeto, non mi dice niente di particolare, pur se non essendo messa male. Però è proprio la fase di mercato che non mi entusiasma. E l'altra azione, perdonami, era, anzi, Grazie. Piaggio. Allora, Piaggio è stata oggetto di una forte salita, è sicuramente impostata bene. Guardate qua che rally, siamo, credo, sui massimi storici. È un titolo che sinceramente ho guardato, l'ho vista tardi. Su scala settimanale sta cercando, secondo me, di trovare un po' una congestione. Invece su scala giornaliera direi magari può puntare ai 4 e 20, che 25, che sono i massimi storici. Qui sembra stia facendo un piccolo triangolino che di per sé non è malvagio. Ok, anche se i volumi, allora noto che i volumi sono saliti su questa rialzo, barra ribassista accompagnata da volumi ma inferiori rispetto a quelli della seduta di breakout, e poi ci sono stati volumi che via via sono discesi, sono diminuiti, probabilmente perché all'interno del triangolo, solitamente, come scrive Pring, i volumi tendono a scendere un po' come testa e spalle, poi quando c'è il breakout verso l'alto, verso il basso, è importante che quel breakout sia accompagnato da volumi. Personalmente, fossi dentro il titolo, starei comunque attento, perché comunque, pur avendo un uptrend notevole, guardate, nell'arco di una seduta è passato da 4,15 a 3,90 e poi si è spinto fino a 3,60. Quindi secondo me tecnicamente lo stop dovrebbe essere abominevole, cioè qua sotto 3,55, 3,60 lo metterei. Però sarei disposto a giocarmi un 15% giù di lì. Ok? Stop così grandi, se notate, io preferisco essere buttato frequentemente fuori dal mercato con stop stretti piccoli, stile Credem, e magari rientrare sugli stessi titoli poco dopo, come è stato Credem, anche Sondrio, che non ha però mai toccato il livello di stop,
piuttosto che accettare dei drawdown, così che personalmente mi stabilizzano, ma perché è un mio limite caratteriale. Poi chiaramente se uno dicesse compro un'azione, ma con un'azione non ci farei niente, quindi sì, graficamente non è messa male, sta facendo una sorta di triangolo, uno a ridosso dei massimi storici. Questo è quello che si dovrebbe vedere. Altre cose? Direi che siamo in chiusura. Ringraziamo Pierre per questo webinar. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con i Grazie nostri mille, Vincenzo. webinar Retour è per giovedì 27 aprile alle 18. Saremo in compagnia di Virginio Frigeri. Vi ricordiamo che anche questo webinar sarà disponibile sul nostro canale YouTube a breve e che Pierre potete incontrare di persona Pierre nelle tappe di sabato 6 maggio a Padova. Sabato 13 maggio a Milano e sabato 27 maggio a Torino. Grazie Piere, grazie a tutti, buona serata. Grazie mille, un saluto a tutti. Arrivederci.